Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento della seconda giornata di Bergamo Festival, un appuntamento che è molto atteso, infatti abbiamo aperto le iscrizioni nell'arco di poche ore e sono andate esaurite. Dopo l'incontro di oggi con la scrittrice ucraina Kostyukovich, che ci ha lasciato una bellissima testimonianza dal di dentro della situazione in Ucraina, ma anche dal di dentro nella mente di Putin, dove ha scandagliato non però la parte razionale ma irrazionale di Putin. Appunto, questa sera continueremo a indagare il tema dei conflitti, che è la parola chiave di questo Bergamo Festival, che abbiamo declinato in tantissime forme, perché i conflitti sono complessi, sono compositi, hanno a che fare con la crisi della democrazia, con la guerra, con i temi dell'ambiente, ma anche le crisi interiori. E questa sera sono veramente molto felice che abbiano accolto il nostro invito tre sguardi diversi sulla complessità del nostro tempo, che sono Ernesto Galli della Loggia, Cecilia Sala e Don Sergio Massironi. Lo spirito del festival è anche quello di indagare appunto la complessità del tempo che stiamo vivendo attraverso sguardi diversi, perché è solo con la pluralità dei punti di vista che si può mettere a fuoco i temi caldi del tempo che stiamo vivendo. E i punti di vista sono anche di tre generazioni diverse, perché Ernesto Galli della Loggia e Cecilia Sala appartengono appunto a generazioni diverse. Ernesto Galli della Loggia non ha bisogno di lunghe presentazioni, è uno storico pubblicista italiano, è stato professore di storia dei partiti politici presso l'Università di Perugia e anche professore ordinario di storia contemporanea e preside della facoltà di filosofia dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, ma è soprattutto l'editorialista e collaboratore del Corriere della Sera. I suoi editoriali, che sono sempre molto, molto precisi, ficcanti, lucidi, offrono ogni volta un punto di vista originale e spesso controcorrente sulle questioni importanti del tempo che stiamo vivendo. Ogni volta spinge il nostro sguardo più in là, o se preferite più a fondo, e in qualche modo ci aiutano a diventare anche dei cittadini più consapevoli. Oggi una delle coscienze critiche più lucide del nostro paese. Ricordo le sue pubblicazioni più recenti, tra i numerosi saggi che ha pubblicato, che è L'aula vuota, come l'Italia ha distrutto la sua scuola, che è uscito nel 2019, mentre è del 2022, 8 vite italiane. Sul palco ci sarà poi Cecilia Sala, che è una giovane giornalista italiana specializzata in politica estera, che si può dire abbia rivoluzionato il modo di fare giornalismo sul campo. È tornata ieri sera dall'Ucraina con un volo anche che vi racconterà, e quindi davvero ha raccontato quello che sta accadendo in quelle zone del mondo con impresa davvero diretta, anche fotografando, raccogliendo testimonianze per strada, spesso utilizzando semplicemente uno smartphone. Nel 2021 è stato poi raccolto in un libro il suo lavoro, le sue indagini sul caso di Marta Russo, che ha avuto un successo notevole. Il titolo del libro e anche del podcast che ha realizzato per la Huffington Post è Polvere. E poi sempre nel 2021 ha raccontato sul foglio impresa diretta da Kabul, la caduta per mano dei talebani dell'Afghanistan. Ma è soprattutto del 2022 che ha avuto molto successo, anche tra i giovani che vedo qui numerosi, e sono molto contento di questo, il suo podcast dal titolo Stories, dove appunto ha raccontato, intervistando impresa diretta, ciò che accadeva nella guerra tra Russia e Ucraina. E infine Sergio Massironi, che è anche un amico, e lo saluto, teologo, direttore di ricerca presso il Dicastero Vaticano per lo sviluppo umano integrale,
a livello internazionale si occupa di un rinnovamento della teologia a partire dai margini e dalle periferie. Ha studiato filosofia all'Università Vita e Salute San Raffaele, è stato allievo proprio del professore Galli della Loggia, e teologia a Milano e a Vienna. Si è dedicato contemporaneamente anche all'educazione dei giovani nelle parrocchie e nella scuola. È editorialista dell'Osservatore Romano, ricordo anche per lui i suoi ultimi due libri, uno è del 2022, Cattolico, cioè incompleto, un'identità estroversa, un'appartenenza antitotalitario, e infine del 2023 Sulle tracce di Dio, Giro ai margini del mondo, appunto del, uscito quest'anno. I libri di questi autori li trovate anche in vendita qui, quindi chi avrà piacere anche ad avere una firma sul libro saranno ben felici di darla. Quindi io non mi dilungo di più perché siamo qui per ascoltare i nostri tre ospiti, che invito a salire a raggiungermi qui sul, sul palco. Grazie. Forse è meglio lasciare a Sandro. Ne abbiamo discusso. Vuoi fare tu al centro? No, sto. Mi hanno affidato questo posto. Bene, buonasera a tutti. A me è stato dato il compito di rompere il ghiaccio, di iniziare, e inizierei sinceramente da una frase che proprio ieri Papa Francesco ha pronunciato e credo sia vicina alle corde di molti di noi. La guerra è un disastro totale. La guerra è sempre un disastro totale. E mi veniva da chiedermi di conseguenza, ma la pace allora che cos'è? E proprio ieri mi ha segnalato una collega del Dicastero la pubblicazione, credo recentissima, di un piccolo volume della Treccani che rilancia la voce pace che Norberto Bobbio aveva curato per l'enciclopedia, e in quarta di copertina di questo volume leggevo così: piaccia o non piaccia, ne siamo o no consapevoli, la nostra civiltà non sarebbe quella che è senza tutte le guerre che hanno contribuito a formarla. E questo mi ha abbastanza impressionato, mi ha fatto pensare, perché mi rendo conto che c'è del vero. Dunque la guerra è un disastro totale, e allo stesso tempo è come se fossimo debitori di tante crisi, di tanti travagli che abbiamo attraversato per ciò che siamo, per ciò che riconosciamo fondamentale. In quello stesso libretto si trova un testo di Papa Francesco che inizia così: dobbiamo orientarci fra due idee di pace. La prima è quella biblica, dove compare la bellissima parola shalom, che esprime abbondanza, floridezza, benessere, ma è un'idea, dice il Papa, messianica, cioè che è sempre in là rispetto a noi. C'è sempre qualcosa da attendere ancora, di non già dato, in questo che pure è l'augurio con cui ci si saluta. Grazie. Con cui ci si saluta, mi sentite meglio così, in Israele. E l'altra idea di pace, dice, più diffusa, con cui intendiamo una sorta di tranquillità interiore: sono tranquillo, sono in pace. Ma anche qui Papa Francesco dice, c'è un però, anche l'inquietudine, non solo la tranquillità e l'armonia interiore, sono fondamentali. C'è qualche cosa di problematico anche nell'essere sempre tranquilli e in pace. Spesso, dice, può essere segno che la coscienza si è addormentata. E a quel punto mi tornava in mente un testo che è stato uno dei primi programmatici di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, dove si parla di conflitti in un modo molto interessante. Evangelii Gaudium 227, in cui Francesco scrive: di fronte al conflitto alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse, se ne lavano le mani per poter continuare la loro vita, altri entrano nel conflitto
in modo tale che ne rimangono prigionieri, perdono l'orizzonte, proiettano sugli altri le proprie insoddisfazioni, confusioni, e così l'unità diventa impossibile. Vi è però un terzo modo, il più adeguato, di porsi davanti al conflitto: è accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. Beati gli operatori di pace, dove questa parola operatori, lo vedremo credo stasera, diventa fondamentale. Allora credo che dobbiamo fare una prima distinzione, la propongo almeno alla nostra conversazione, tra guerre e conflitti. Tra guerra e conflitto. La guerra è una strategia possibile di entrare e di affrontare i conflitti. In alcuni casi è già quella che è stata scelta. E quindi si tratta di capire che cosa farne e assumerci il compito contemporaneamente, io credo che siamo qui anche per questo questa sera, di interpretare i conflitti e di raccontare l'umanità. Ecco, questo interpretare e questo raccontare, per la tradizione a cui appartengo, sono due verbi fondamentali. Penso anche semplicemente al mondo biblico: interpretare, narrare, raccontare. Ma sono verbi che hanno a che fare proprio con la possibilità di stare al mondo con consapevolezza. Allora io su queste corde passerei immediatamente la parola a Cecilia Sala, perché credo che abbia scelto di raccontare l'umanità proprio come modo di interpretare i conflitti e quello che in questo momento sta succedendo. E siccome immagino abbia ancora dentro di sé l'eco di quello che ha visto negli ultimi 15 giorni in Ucraina, penso che il suo racconto in presa diretta sia fondamentale e desiderato da tutti noi questa sera. Grazie intanto e buonasera a tutti. Il racconto dal primo giorno, in realtà ancora da ancora prima del primo giorno di guerra, la prima trasferta del podcast di Esteri che faccio quotidianamente in Ucraina è stata a gennaio del 2022 e forse è stata quella per me più utile ad inquadrare uno spirito che poi è diventato molto evidente nei primi mesi di guerra. C'è ovviamente una distinzione da fare tra chi la guerra la sceglie come strumento per imporre la propria volontà, per imporre la propria visione del mondo, per imporre la propria realtà agli altri, e chi la guerra non l'ha scelta, non l'avrebbe mai voluta, ma cerca, anche a costo della propria vita, di impedire a questo estraneo, in questo caso Vladimir Putin, di decidere del destino degli ucraini. Quello che mi hanno raccontato i giovani ucraini a gennaio 2022 era di quella che considerano a tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione di cui sono stati protagonisti nel 2014, che è stato un grande atto di volontà molto coraggioso, una protesta che nasce per una questione apparentemente molto piccola, in realtà ha un portato simbolico notevole, quello insomma di un maggiore libero scambio dell'Ucraina con l'Unione Europea. I giovani ucraini ci vedono dentro a questo dettaglio quasi burocratico la scelta di un mondo a cui appartenere, di una direzione verso cui andare, una cosa che colpisce anche oggi in Ucraina è che si vedono molte più bandiere dell'Unione Europea lì che a Roma, che è una città che ne fa parte dell'Unione Europea, e in tante altre città che fanno parte dell'Unione Europea. I giovani ucraini, prima che questa guerra cominciasse, dicevano: noi nel 2014 abbiamo già avuto i morti, abbiamo già rischiato la vita, alcuni dei nostri compagni non ci sono più, e quella scelta di allontanarci dal mondo di Vladimir Putin, di rifiutare le sue regole e la sua logica, pagata con il sangue, è una scelta che siamo pronti a difendere anche oggi. E sono quelli che, protagonisti di una scelta ormai nove anni fa, che viene punita da Vladimir Putin nove anni dopo con una guerra totale, con un'invasione totale, e
la guerra se la ritrovano in casa, e per loro il bivio, il dilemma è rinunciare a ciò in cui credo e a ciò per cui ho combattuto e a ciò che ormai mi sembra già da anni la mia nuova normalità, oppure essere di nuovo pronti a rischiare, addirittura a prendere in considerazione l'eventualità di sacrificare la propria vita pur di non permettere a qualcuno con lo strumento della forza di alterare, no, il mondo che, in cui abbiamo scelto di vivere. E sono storie che ovviamente ho ritrovato anche nell'ultima trasferta in Ucraina che è finita ieri. Ho passato dei giorni ovviamente con i soldati che combattono nella controffensiva, con la decima brigata dell'esercito ucraino che adesso combatte a nord di Bakhmut. Sono tutti soldati giovanissimi che hanno la mia età o sono molto, molto più giovane di me. Uno dei più giovani aveva 19 anni, altri ne avevano 21. Sono andata a cercare anche storie che per me, insomma, erano prettamente civili e non militari. Una comunità di archeologi che lavora in queste isolette nel fiume Dnipro, nel punto in cui il fiume Dnipro attraversa la città di Zaporizhia, e queste isole sono un po' la culla della cultura del popolo ucraino, di una cultura antichissima, e della cultura del popolo ucraino che viene prima e che prescinde dall'impero russo e dall'Unione Sovietica. E in queste storie di mondi, insomma, di società civile nell'Ucraina di oggi, che è in guerra, noi ce ne siamo accorti in particolare negli ultimi 16 mesi, ma in realtà è in guerra da 9 anni, all'interno delle storie civili si trovano sempre dei caduti al fronte. In questo caso un professore di storia, si chiama Vladislav Slava, famoso con il suo soprannome, che è famoso in Ucraina perché è stato uno dei primi a trovare i fondi durante l'Unione Sovietica, la storia dei cosacchi che hanno abitato queste isole, la storia della cultura ucraina, della lingua ucraina, non era molto ben vista. Quindi lui, dopo la caduta del muro, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, inizia a raccogliere dei fondi per finanziare questo museo, per lavorare, per raccontare alle scuole, ai ragazzi e agli adulti la storia di un popolo. Viene anche eletto al consiglio comunale, è un leader di questa comunità di archeologi e di storici. È morto in combattimento a ottobre, era stato un eroe anche di una delle battaglie più importanti della guerra in Donbass tra il 2014 e il 2015, la battaglia all'aeroporto di Donetsk. E la cosa che mi ha colpito, che mi hanno detto questi archeologi, è che loro nel loro museo non hanno mai avuto così tanti visitatori come durante questa guerra. E l'idea che un museo e un archivio e una libreria non abbiano mai avuto, tra bambini, scuole e adulti, così tanti visitatori come in un momento in cui piovono le bombe sulle città ucraine, mi ha colpito molto, ma l'ho trovato anche un dettaglio significativo di che cosa sia per gli ucraini questa guerra. È in contrapposizione a un'aggressione, una riscoperta della propria storia, della propria identità, e un paese che combatte contro gli ultimi colpi particolarmente violenti, atroci e aggressivi di un imperialismo russo che gli ucraini, e di un colonialismo anche russo che gli ucraini dicono essere ormai fuori dalla storia, essere finito per le altre grandi potenze. Doveva arrivare il momento in cui si sarebbe consumato anche quello russo. È qualcosa che sta accadendo al prezzo però del sangue degli abitanti di un paese e di un popolo in particolare, e di una generazione di giovani che è quella che sta pagando di più con la vita al fronte. Non so il professor Galli della Loggia di questa insomma
di questo ruolo che gli ucraini pensano di avere in questa fase, cosa ne pensi? Io ne penso più o meno quello che ne pensa lei, che ne pensa lei, e mi augurerei quello che ne pensano, diciamo così, la maggioranza degli italiani, spererei questo, poi non so se è proprio così, però insomma mi augurerei questo. Ma sono però colpito soprattutto dalla frase che abbiamo ascoltato all'inizio di Papa Bergoglio, riferita da Sergio Massironi, e da Don Sergio. Cioè, la guerra è sempre un disastro totale. Mi vorrei occupare un attimo di questo, perché penso che giustamente, insomma, il punto di vista del pontefice è, in un paese come l'Italia, ma non soltanto in un paese come l'Italia, abbia molta importanza, giustamente abbia molta importanza e sia all'origine anche di comportamenti politici importanti. La guerra è sempre un disastro totale. Certo, chi lo potrebbe negare? Soltanto un cieco potrebbe negare che la guerra è sempre un disastro totale, certo. Però, diciamo così, questo è, diciamo così, il fotogramma finale. Le guerre, come tutti gli eventi umani, hanno una storia dietro, una storia che li ha prodotti. E allora qui già le cose si complicano, perché le guerre sono combattute da due contendenti, naturalmente, uno contro l'altro. Ma la guerra non è iniziata, nessuna guerra inizia mai perché li iniziano insieme i due contendenti. C'è sempre uno solo dei due contendenti che inizia la guerra. Questo, diciamo così, la frase di Bergoglio, di Papa Bergoglio, ai miei occhi ha questa, diciamo così, insopportabile difetto di cancellare la storia. La storia è innanzitutto della guerra. Io sono uno storico, quindi insomma, mi pare assurdo che si possa parlare di una cosa umana che ha una storia, cancellando la sua storia. Parlare della guerra dell'Ucraina, cancellando la storia, cioè il seguito degli eventi che hanno portato a quella guerra, secondo me porta su una strada sbagliata. Allora, appunto, quella guerra ha una storia, la guerra è sempre iniziata da uno solo dei contendenti, e colui che inizia quella guerra è colui che scatena la guerra, che io nella mia modestissima cultura etica penso è colui che ha la responsabilità della guerra o no. Non so se appunto questo elementare ragionamento che sto facendo, ispirato al buonsenso, può assurgere alle vette del pensiero teologico. Forse no, però penso che forse il pensiero teologico dovrebbe occuparsi anche un po', diciamo così, del pensiero comune. Allora, se la guerra ha una storia, se in questa storia c'è un protagonista che l'inizia, diamogli un nome e un cognome, o no? Forse ha maggiori responsabilità lui dell'altro, o no? Io penso di sì. Penso che, sono convinto che il pensiero comune che assiste ad una rissa tra due persone qualunque in un posto qualunque, e c'è colui che inizia la rissa e l'altro che cerca di difendersi, beh, dice subito che la colpa è di quello. Invece mi sembra appunto che questo aspetto, che intendiamoci, nelle mie modeste conoscenze, un tempo la Chiesa, cioè i predecessori di Papa Bergoglio, consideravano queste cose. Il concetto di guerra giusta, che è stato per secoli un pilastro del pensiero cattolico a proposito della guerra, che ha anche illustri precedenti teologici, perché credo che sia stato San Tommaso, credo, ma questo lo sai meglio tu, è appunto la guerra giusta, era per l'appunto la guerra di condotta da colui che non aveva la responsabilità di averla iniziata e che combatteva in sostanza per difenderla. E mi sembra una cosa che appunto che corrispondesse al senso comune. E mi domando appunto perché, che cosa è successo, insomma, appunto,
che ha cambiato invece in maniera così significativa il pensiero cristiano sulla guerra. Pensiero cristiano che, ripeto, non soltanto perché siamo in Italia, che è un paese in cui la cultura, l'importanza e l'influenza del cristianesimo, del cattolicesimo è ancora così forte, ma anche perché poi il pensiero cristiano, nel caso proprio dell'Ucraina, si è esteso anche ad una parte della società italiana che non si considera particolarmente legata alla religione, ma che invece ha in qualche modo fatto proprio questo punto di vista, appunto, del Papa, in particolare dal Papa. Certo che la guerra è un male, ma ci sono, il male, diciamo così, è nella terra. Forse bisognerebbe anche dire qualcos'altro, forse, io penso, e cioè un pensiero orientato cristianamente. Adesso non vorrei fare io la parte del sacerdote, però penso che le cose vengono per associazione, insomma, che la guerra corrisponde anche ad una pulsione elementare degli esseri umani, che esiste negli esseri umani, no? Che è quello lì di ricorrere alla forza, di ricorrere alla sopraffazione. Ora, la Chiesa, c'è stato un tempo in cui il pensiero cristiano era ben consapevole di questo e infatti ha elaborato tutta, lo dico proprio da storico, ha elaborato tutta una, diciamo così, riflessione per disciplinare l'aggressività che si esprime nella guerra. Tutte le tradizioni belliche europee, il modo europeo di fare la guerra è un modo che è stato fortissimamente influenzato dal cristianesimo dei popoli europei, che i prigionieri non si ammazzano, che bisogna curare i feriti, tutte queste cose che poi sono passate, diciamo così, nei manualetti della Croce Rossa, però sono nati inizialmente proprio per questo tentativo di disciplinare pure, appunto, questa cosa, come l'ha definita il Papa, questo disastro totale. Un disastro, però, cerchiamo di stabilire. Quindi, voglio dire, c'è stato un rapporto intimissimo, ecco, questo vuol dire, tra il cristianesimo e la guerra, perché la guerra fa parte della, diciamo così, della scena umana e naturalmente la Chiesa si è sempre fatto carico di tutto ciò che era umano, che pertineva all'umano, insomma. Allora, penso che la guerra in Ucraina dica anche molte altre cose, sia importante molte altre cose, ma questo avremo tempo poi di dirlo. Penso che segna la fine di un'epoca storica in qualche modo. Però ecco, innanzitutto, dato che me ne è stato dato, diciamo così, il destro, mi piacerebbe che si introducesse anche questo elemento che invece viene banalmente accolto come il Papa ha detto che bisogna fare la pace. Ma certo, vorrei vedere che dicesse che bisogna fare la guerra, insomma. Sì, raccolgo la provocazione perché mi sembra importante in un contesto in cui, diceva così la presentazione di questo incontro, si tratta di costruire insieme un'opinione pubblica europea, che è una parola secondo me molto importante, cioè avere e provare ad avere insieme una coscienza critica di quello che sta avvenendo. Che cosa è cambiato nel tempo? Io non sono autorizzato a farmi interprete dei pensieri di Papa Francesco, però provo a dire quello che a partire da queste provocazioni, da queste domande serie, mi sembra di avere capito. Metto due elementi sul tavolo che mi sembrano effettivamente nuovi. Nell'ultimo secolo, con una velocità crescente, il modo di fare la guerra è cambiato e gli effetti di ogni guerra, potremmo dire, distruttivi, devastatori del fare guerra sono cambiati profondamente, al punto che non si tratta semplicemente di una questione tecnologica,
ma mi pare, dalle notizie che abbiamo, tanti dei criteri tradizionali e consolidati legati per esempio all'influenza del cristianesimo sono completamente saltati. Non mi pare che quello che stia avvenendo in questo momento tra ucraini e russi sia rispettoso di quelle regole del fare guerra, potremmo dire, che riceviamo dalla tradizione. Il secondo... almeno gli ucraini non hanno ucciso un solo civile russo, però. Ogni giorno i russi massacrano la popolazione civile ucraina. Certo, questo fa una certa differenza. Certo, da questo punto di vista però si può dire che questo è un disastro totale. Certo, un disastro totale fatto dai russi. Sì, ma su questo non penso, ma che qua non mi posso fare interprete dei pensieri, non credo che, come dire, la Chiesa Cattolica abbia voluto assumere in questo momento una posizione di par condicio. Sicuramente io condivido quello che voi avete detto prima rispetto alle diverse responsabilità e al fatto che un immaginario che è quello europeo abbia un'attrattività così profonda. Il secondo elemento che volevo accennare e che mi sembra fondamentale è il contesto non solo europeo ma globale dei conflitti e delle guerre. Stiamo parlando di Ucraina. Papa Francesco insiste molto con l'espressione terza guerra mondiale a pezzi a descriverci un contesto molto più ampio di quello europeo e in cui il cristianesimo da questo punto di vista ha ancora meno incidenza. L'elemento secondo me che nella parte finale della domanda mi sembra molto interessante e ci può interrogare è questa attrazione degli esseri umani per l'esercizio della forza. E qui mi metto, partendo da quello che entrambi avete detto, nel fatto che esiste chi attacca. Ecco, questo elemento che la Bibbia conosce da sempre e che il pensiero cristiano ci aiuta in qualche modo a fare emergere come una dimensione costitutiva dell'essere umano, credo che sia particolarmente interessante. Ma una volta che una guerra è iniziata, questo credo che sia un tema, che cosa ne è di questa dimensione in noi? Ecco, io vorrei sottolineare da questo punto di vista così due aspetti e poi provo a rilanciare. Il primo aspetto è questo, che c'è comunque, nonostante tutto, un'estetica e quindi un fascino della guerra che in qualche modo ci prende, un fascino tecnologico, strategico, qualche cosa che ha a che fare con il dare la vita, che in qualche modo ci tiene accesi, attenti a quanto sta avvenendo e che corrisponde profondamente alle nostre corde, al punto che, e questo credo che sia anche un rischio da mettere a fuoco, il discorso sulla pace può, anche per il modo così retorico con cui è spesso fatto, diventare estremamente banale, essere un discorso da salotto, un discorso fatto facilmente in poltrona, senza renderci conto, e qui mi sembra un altro tema che è molto forte, almeno l'immagine è questa, mi sembra significativa, che Francesco usa spesso, la pace, lui usa questa immagine, è frutto di un artigianato, e cioè è un lavoro che non si ripete mai uguale, è un lavoro che chiede delle competenze e che chiede di essere costruito e fatto per certi versi durante un conflitto, ma anche oltre un conflitto. Io sono tornato 2 mesi fa dalla Bosnia e ho l'impressione che gli ultimi 30 anni nella ex Jugoslavia, anche se la guerra è finita, anche se apparentemente c'è la pace, non avendo fatto una scelta precisa e, come dire, artigianale, quotidiana, di costruire altro rispetto al conflitto, fanno di quei territori una polveriera. A me sembra che Papa Francesco abbia voluto dare un orientamento, un compito, una mission specifica in questo mondo in cui comunque si continuano
a vivere delle guerre come quelle che sono in corso, che come dire, con la piattaforma ideale rappresentata da Laudato Si e da Fratelli Tutti, rappresenta il lavoro che c'è da fare durante e dopo gli scontri in corso. Io sono stata di recente, qualche mese fa, in un paese dove Papa Francesco ha portato la pace, che è il Sud Sudan, nel 2019, con un gesto assolutamente inatteso che ha sconvolto la popolazione locale, in cui ha incontrato, lavato, baciato i piedi ai due leader di due etnie in conflitto, il presidente e il vicepresidente. C'è un paese oggi dove c'è una guerra, che è il Sudan, che è una guerra come lo era quella del Sud Sudan, la guerra civile, anche questa è una guerra civile molto diversa dalla guerra in Ucraina. In Sudan c'è una guerra tra un generale che è il capo dell'esercito regolare, un capo di una milizia, diciamo la Wagner del Sudan per semplificare. Nessuno dei due rappresenta la popolazione civile, la società civile. Tutti e due insieme, prima di iniziare a litigare tra loro per il potere, hanno fatto un colpo di Stato contro ciò che voleva e chiedeva quella società civile. Cercare una mediazione tra quei due generali perché almeno cessino le bombe tra loro, lo trovo necessario, urgente, auspicabile il prima possibile. L'Ucraina è un caso molto diverso tra una lotta di potere tra due etnie che non propongono in quel caso due visioni, due indirizzi per il paese diverse, ma vogliono accumulare più potere per loro, o due generali che vogliono più potere ciascuno per sé. Nel caso dell'Ucraina c'è un paese che ha eletto democraticamente il proprio presidente, che conosce benissimo il regime di Putin perché lo ha già subito per moltissimo tempo, e che dice: noi con questa noi sotto quelle regole non ci vogliamo più vivere. Allora io credo che proprio nella logica dell'artigianato l'Ucraina richieda un discorso diverso rispetto al facciamo la pace, che credo sia l'unica cosa da dire in Sudan, per esempio. Credo che gli ucraini, di fronte a un discorso, e se non parliamo con i russi e con gli ucraini, ogni discorso sulla pace ovviamente è tra noi, non ha nessuna possibile applicazione. Gli ucraini, credo, quello che non capiscano di molti discorsi che vengono fatti sulla pace è: ma voi che fate questi discorsi, per voi qualcosa per cui combattere c'è, o la pace deve essere va bene, diciamo, a qualsiasi condizione? C'è qualcosa per cui invece vale la pena anche rischiare di morire? La nostra libertà di scegliere chi ci governa, la nostra libertà religiosa, la nostra libertà di vivere al sicuro rispetto alla brutalità e alla violenza del regime di Vladimir Putin. Per esempio, noi dobbiamo fare la pace con chi ha rubato 16.000 dei nostri figli, o vogliamo ottenere la restituzione? Cioè, quando, ecco, c'è qualcosa, credo che la domanda che si facciano è: c'è qualcosa per cui vale la pena combattere? Quindi la pace, certo che è sempre assolutamente auspicabile, ma se devo scegliere tra la pace e la libertà, che sia scontato che la libertà venga subito accantonata, che la rinuncia alla libertà sia automatica, che non valga la pena provare a combattere senza avere la garanzia della vittoria, senza avere la garanzia di una vittoria totale soprattutto, ma che l'istinto umano possa essere che rispetto a certi valori io non sono pronto a rinunciare, anzi sono pronto a rischiare, sono anche pronto a sacrificarmi, mi sembra una domanda a cui dobbiamo dare una risposta agli ucraini quando parliamo loro di pace. I cristiani, mi soffermo un ultimo minuto ancora su questo tema, i cristiani hanno sempre saputo che c'era qualcosa per cui valeva la pena di morire e bisognava morire, era la loro fede, e lo testimoniano le centinaia di cristiani che vengono uccisi ogni anno in tutte le parti del mondo tranne l'Europa, per ragioni della loro fede, spesso nella colpevole dimenticanza, diciamo così, di tutti noi che appunto
dei cristiani ammazzati. Ormai nel mondo gli unici uccisi per la propria fede sono soltanto i cristiani, di fatto, ma di questo noi ce ne dimentichiamo. Però io penso, adesso diciamo così, mi riapproprio più delle mie competenze di storico, penso che appunto la principale cosa inaccettabile appunto di questa visione, come dire, ecumenico-pacifista, posso dire, della questione dell'Ucraina, è dimenticare la storia. La storia della guerra in Ucraina è innanzitutto la storia del dramma dello Stato russo, del dramma della Russia, un paese che ha sempre rappresentato un grande problema per l'Europa e anche per se stesso rispetto all'Europa, nel senso che non ha mai capito fino a che punto è europeo, fino a che punto non è europeo, ma che comunque però, diciamo così, il cui potere ha sempre avuto un problema fortissimo di come ottenere il consenso del proprio popolo. Il potere russo non ha mai avuto un rapporto, diciamo così, tra virgolette, normale, pacifico, con la propria opinione pubblica, chiamiamola così. E ormai da molti e molti decenni, in particolare con questo potere, sembra proprio che la maggiore fonte di consenso che viene ricercato è l'alimento di una paura paranoica, di una minaccia dall'esterno che grava sulla Russia. Il mondo di fuori ci vuole male, vuole annientarci, noi dobbiamo tutti stringerci con il potere per difendere la nostra identità, per difendere la Russia. Questo, diciamo così, è uno degli aspetti, credo, più, diciamo così, spregevoli del modo in cui il governo russo, tradizionalmente il potere russo, ma in particolare questo potere russo, ha di utilizzare la guerra per alimentare questa paura paranoica dell'opinione pubblica che vede tutto il mondo cospirare contro la Russia, quando appunto ciò è palesemente falso. Da un punto di vista però più generale ancora, che va cioè al di là dei due contendenti, della storia dei due contendenti, molto giustamente, diciamo, illustrata nei termini che adesso abbiamo sentiti, penso che noi siamo entrati in un periodo storico, diciamo così, in cui c'è alle nostre immediate spalle una cesura rispetto all'immediato passato. Cioè noi dobbiamo prendere atto che ormai tutta quell'epoca che potremmo chiamare della globalizzazione è finita. La globalizzazione è stata in qualche modo l'ultima illusione universalistica dell'Occidente, segnata dall'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, diciamo così, l'illusione universalistica che appunto il mercato, la moltiplicazione dei diritti, la moltiplicazione dei commerci, il progresso scientifico con tutte le sue risultanze tecnologiche potesse in qualche modo porre fine all'età dei conflitti, potesse porre fine, mandare in soffitta il mondo dei conflitti fra gli stati, mandando in soffitta tutto ciò che apparteneva a quel mondo, e cioè la religione, la tradizione, lo Stato nazionale, l'appartenenza collettiva, il sentimento collettivo, tutte cose che ormai erano in qualche modo considerate vecchie, finite, e la nuova età, appunto, rappresentata dalla grande unificazione dei mercati nella maniera più astratta, poi, che è quella della finanza, diciamo, di questo grande dominio della comunicazione mondiale, dei commerci e della finanza, potesse in qualche modo pacificare il mondo, insomma, far finire quella vecchia età dei conflitti fra gli stati, le rivalità nazionali, le lotte economiche, che avevano segnato un secolo di storia europea, storia mondiale, ma insomma in particolare storia europea. Ecco, tutto questo si è rivelato, questa idea che appunto è stata incarnata dalla globalizzazione è finita. È finita, cioè si è visto che non è tanto facile mandare in soffitta quelle cose, e che le capacità di unificazione del mercato, dei commerci, dei diritti,
non sono affatto in grado di cancellare, per esempio, le rivalità fra gli stati. Gli stati, l'idea che sia finita l'età degli stati, un'idea che spesso con sufficienza si sente così appunto somministrare in giro, dicendo ma che cosa, ormai non esiste più l'Italia, la Germania, la Francia, un'idea che sta dietro anche a tanto ingenuo pensiero europeista, che non si rende conto invece del fatto che se l'Europa non riesce a fare passi avanti concreti nel divenire un soggetto politico è proprio perché esistono gli stati nazionali, perché come abbiamo visto ancora ieri appunto gli interessi della Polonia e dell'Ungheria sono contrari agli interessi dell'Italia e questo manda all'aria tutto, insomma. C'è appunto bisogno di una sorta di esame di coscienza, credo, dell'opinione pubblica occidentale che ha molto creduto a questa possibilità appunto che la globalizzazione, uso il termine globalizzazione in questo senso ampio che ho detto prima, potesse, diciamo così, porre fine alla vecchia epoca precedente. In realtà noi vediamo appunto che gli stati nazionali esistono, gli interessi degli stati nazionali sono più forti che mai. Il più importante stato nazionale oggi è la Cina, il quale appunto adotta tutti i criteri dell'appropriazione che erano degli stati ottocenteschi, a cominciare dal colonialismo, per cui appunto in forma più o meno dissimulata la Cina è la più grande potenza coloniale attuale nei confronti dell'Africa, che appunto ha semicolonizzato per una parte molto importante. E vediamo ancora oggi poi quanto siano forti gli elementi che stavano dietro lo Stato nazionale, cioè il passato, la tradizione, l'identità delle collettività. La Francia è oggi scossa da, diciamo così, disordini che possiamo dire, insomma, non si sono mai verificati fino ad oggi in un paese europeo, proprio anche con disordini che hanno per l'appunto anche un'origine nella difficoltà di costruire un'identità coesa nazionale con la presenza di persone, etnie, minoranze che non fanno storicamente parte di quella tradizione e che quindi si sentono estranee, protestano, rifiutano di riconoscersi in quella tradizione. Perché appunto dobbiamo renderci conto di quanto sia difficile il processo di integrazione. E oggi come oggi riscopriamo anche, diciamo così, quanto sia importante quella vecchia cosa che è la geografia. Cioè, se io occupo dei territori che hanno certe ricchezze minerarie, beh, questo mi dà un vantaggio nella competizione. Se per caso invece nel mio territorio non c'è una goccia di petrolio, questo mi crea delle difficoltà. Cioè, quindi tutta questa pretesa illusione di pacifica eguaglianza si è scontrata in maniera drammatica con appunto la realtà. E tutto quello che gravita intorno alla guerra tra Russia e Ucraina, che è una guerra che ha delle motivazioni molto particolari, però intorno alla guerra dell'Ucraina si è poi verificato in maniera, si è manifestata nella maniera più evidente tutta questa serie di conseguenze. Appena si è scatenato il bisogno da parte dei paesi europei di sostituire il petrolio che ci veniva dalla Russia con qualche altra fonte di energia o di sostituire il grano dell'Ucraina, abbiamo visto, insomma, quasi quasi qui ricominciava la battaglia del grano di infausta memoria, insomma, e siamo andati disperatamente alla caccia di qualche paese che avesse il petrolio. Tutte cose che sembravano sepolte ormai, ma il petrolio, c'è il mercato del petrolio, si compra e si vende il petrolio, e no, perché se quello non ti dà il petrolio, l'energia
è l'arma più politica che ci sia, molto più della bomba atomica quasi. Sì, no, parte della nostra illusione sul fatto che tutto sommato Vladimir Putin fosse innanzitutto un leader fortissimo e con il secondo esercito più forte del mondo, ma anche spietato con i dissidenti in casa, ma tutto sommato una persona saggia con cui si potevano fare affari, a cui si poteva affidare il 40% del fabbisogno energetico italiano, per non parlare di quello tedesco, erano sicuramente, diciamo, parte anche dell'illusione che con gli scambi economici i conflitti e la violenza sarebbero stati inibiti. E quindi se noi compriamo, dipendiamo per l'energia dalla Russia e la Russia dipende da noi per i soldi che ottiene vendendo petrolio e gas, con cui si pagava buona parte del bilancio pubblico, tutto sommato stiamo costruendo un mondo più sicuro. E in Europa in particolare la Germania e la Francia hanno fatto, la Germania e l'Italia hanno fatto questo ragionamento, e moltissimo anche Angela Merkel, con tutta probabilità in assoluta buona fede. Quando si è visto per la prima volta il segnale neanche troppo nascosto della crisi, cioè un paese che nel 2014 invade per annettere a se stesso un pezzo di un altro paese confinante, cioè la Crimea, dà inizio a una guerra in Donbass, che poi dura ovviamente tuttora, ha cambiato forma negli ultimi 16 mesi, da quando è cominciata l'invasione su vasta scala. Beh, forse lì ci si poteva iniziare a rendere conto che questa illusione era appunto un'illusione, che vendere e comprare il petrolio di Putin non era la soluzione a tutti i problemi che ci potessero essere per quanto riguarda la sicurezza in Europa legata al ruolo della Russia. In quel momento si fa una scelta che è la più semplice ma anche la più rischiosa. Sostanzialmente noi nel 2014 ci siamo detti: facciamo finta che Putin non abbia invaso la Crimea, ma non perché la priorità degli italiani o dei francesi o degli spagnoli debba essere una penisola che forse fin prima del 2014 a malapena avevano sentito nominare, ma è una questione vicina anche a quello che ci diciamo oggi: cosa si può permettere di fare Putin se non ci sono conseguenze per delle azioni oggettivamente violente, oggettivamente aggressive, oggettivamente in violazione del diritto internazionale e così vicine ai nostri confini. Le sanzioni cosmetiche nel 2014 hanno probabilmente, e nel momento di massima popolarità, per quanto siamo in grado di calcolare in modo credibile la popolarità di un leader in un paese poco libero come la Russia, una vittoria semplice come la Crimea era stata un grandissimo successo di popolarità. Tutto questo crea una aspettativa probabilmente in Vladimir Putin, cioè di fronte a queste azioni io non pago le conseguenze e ottengo un vantaggio, sembro più forte, sono più popolare. Quello che è successo, tantissimi analisti ormai in modo molto preciso hanno legato anche il ritiro da Kabul ad agosto 2021, il ritiro rovinoso, la fuga, le evacuazioni disperate, spaventose, i morti a Kabul, come un momento, da lì a due mesi Putin inizierà ad ammassare le truppe al confine con l'Ucraina. Cioè alcuni eventi dal 2014 al 2021 e a due mesi prima l'ammassamento di truppe ai confini dell'Ucraina, che poi abbiamo scoperto servire per un'invasione su larga scala, ci hanno fatto capire che sono state prove di debolezza, visto che oggi si discute molto del fatto che si è parlato di non umiliare Putin, del pericolo che un Putin debole sia estremamente più pericoloso che un Putin forte.
E la domanda forse da farsi è se non siano stati dei segnali di debolezza aver reso Putin più pericoloso, cioè a fargli pensare, cosa che probabilmente pensava a febbraio 2022, che l'Europa, sotto il ricatto di fare un inverno al freddo e di rimanere senza energia, avrebbe ceduto, non avrebbe aiutato l'Ucraina, e che per lui conquistare l'Ucraina, arrivare fino a Kiev, decapitare il governo Zelensky e imporne uno filorusso sarebbe stato semplice, sarebbe stato a basso costo. La questione dell'impunità, secondo me, è centrale nella storia di questa guerra in Ucraina. È una tragica insegnamento che abbiamo avuto sabato scorso con un evento clamoroso che è stato la marcia di Prigozhin fino ad arrivare a 200 km da Mosca, è che Prigozhin è stato l'unico, noi ne parliamo e con grandissime speranze da 16 mesi, da quando è cominciata la guerra, ma l'unico che è riuscito in questo momento, ed è una constatazione tristissima la mia, a far sedere Putin a negoziare e a trovare un accordo in 24 ore, è un mercenario sanguinario per far sedere Putin a un tavolo negoziale ha usato i carri armati contro le città russe. Navalny si è chiesto come mai io sono in carcere e Prigozhin, dopo quello che ha fatto, è libero e può continuare a guadagnare dei soldi, a gestire la propria azienda in un paese confinante dove è stato già accolto con una base militare ultra attrezzata per continuare a fare parte quantomeno dei suoi affari. Quindi io, sempre tornando al termine dell'artigianato, e senza, non sono affatto un'esperta di psicologia, visto che se ne parlava poco fa di Vladimir Putin, però guardando alcuni eventi recenti, dare per scontato che quale sia il modo di trattare con quest'uomo, che in questo momento per la sicurezza europea è particolarmente pericoloso, guardiamo, no, cosa ci ha insegnato lui stesso, a quali nostre azioni ha risposto con la brutalità e a quali altre azioni di chi è stato capace di metterlo quantomeno temporaneamente nell'angolo, invece ha dimostrato di saper scendere comunque a patti. Ci sono diverse cose che abbiamo ascoltato che mi hanno impressionato e che riprendo brevemente. La prima mi ha fatto pensare al 25 aprile che celebriamo ogni anno e a quello che diciamo in quel contesto e in quelle celebrazioni. Non dobbiamo avere la memoria troppo corta e dobbiamo chiederci se è retorica o no quella che usiamo quando riconosciamo che per la libertà si può combattere e morire. Il fatto che non ci sia stato chiesto in questi 70 anni di vivere questa esperienza ci rende particolarmente difficile, forse, o scomodo metterci nei panni di chi questa lotta la sta conducendo. E questo sicuramente interroga la nostra tradizione, ci chiede di interpretare appunto quello che sta avvenendo. Il secondo elemento riguarda questa questione di un periodo finito, di un Novecento, potremmo dire definitivamente finito. E qui ritornerei per un attimo. Non c'ero, ma come siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale? Perché a me pare di capire che anche qui non possiamo avere la memoria corta, per cui c'è una rappresentazione forse irenica dell'unità del mondo, ma che è ben diversa dalla consapevolezza con cui, uscendo da due guerre mondiali, si è arrivati a sentire l'esigenza di costruire delle organizzazioni internazionali e di mettere nero su bianco dei diritti umani universali che, per quanto abbiano mosso un immaginario
più o meno consapevolmente ingenuo, hanno rappresentato una narrazione assolutamente proporzionale e fondata su quello che era avvenuto. Io credo che il fatto che la storia europea abbia portato in una certa direzione valga di più del fallimento di quelle stesse istituzioni e ci chieda cosa ne abbiamo fatto e ci chieda eventualmente che cosa e perché alcune presupposizioni non sono state così scontate. E qui credo che entri in campo un ulteriore elemento: l'unità del mondo esiste già, siamo molto più uniti, collegati e influenzabili a vicenda di quanto non lo fossimo, eppure è vero che siamo molto più divisi e messi nelle condizioni di capire quanto le cose siano articolate, complesse, piene di faglie, di lacerazioni, di quanto ci siamo raccontati. Ma quindi che cosa si fa? Ecco, credo che un ulteriore elemento che sia abbastanza evidente, io su questo credo che dobbiamo tenerlo insieme, ma quello che abbiamo ascoltato alle 18 per chi già era qui mi ha fatto ulteriormente pensare a questo. Oggi nel mondo ci sono molte realtà, e questo credo sia uno dei leitmotiv del Magistero di Papa Francesco, che hanno un potere molto superiore a quello degli stati. E se quello che gli stati hanno ed esercitano è potere legittimo, c'è un potere e ci sono delle concentrazioni di potere finanziario che hanno, come dire, un'incidenza rispetto alla conflittualità, all'intensificarsi delle diseguaglianze e alla frantumazione del mondo, su cui la politica in questo momento sembra potere molto poco o scendere molto spesso a patti. Possiamo parlare in questo momento di Stato russo? Formalmente sì, ma abbiamo ascoltato prima un racconto, si potrebbe discutere a lungo, che ci ha fatto percepire come siamo di fronte a qualche cosa di molto diverso rispetto a quell'idea che fa coincidere lo Stato e il diritto con cui e il monopolio della forza con cui ci eravamo confrontati e che avevamo elaborato. Bene, in questo scenario io credo che ci si tratta di muoversi. Accenno una questione, la dico secondo me molto problematica, molto sfidante all'interno del mondo cattolico. Si tratta di capire che rapporto abbiamo noi con il nostro essere europei e occidentali. Lo dico in un momento in cui abbiamo un pontefice che non è europeo e che non si riconosce in questo universo, che provo, ecco dire, è quello rappresentato anche da questo luogo fisico, all'interno di una chiesa che, essendo globale e universale, ha come l'impressione, per certi versi fondata, che la fede sia più viva altrove e che quindi in qualche modo il cristianesimo europeo o nordamericano sì, ci sono, ma il futuro sia altrove. Bene, sugli equilibri complessivi del mondo io credo che dobbiamo farci realmente una domanda su che rapporto c'è tra questa storia, tra questa tradizione e queste lotte, per esempio, per la libertà. Perché? Perché rischiamo di scavalcare il problema che il cattolicesimo ha avuto con la modernità e con l'essere durante la modernità spogliato prima del potere temporale e sempre di più del potere spirituale dal punto di vista della secolarizzazione, col pensare che in fondo, e qui lo dico, ho il microfono, non posso dirlo sottovoce, ma che il nostro mondo sia decadente, sia in declino, i suoi valori siano valori degenerati, arrivando a una retorica molto vicina a quella putiniana, paradossalmente. Chi in qualche
in qualche modo dimenticando che, come dire, il mondo in cui viviamo, con tutte le sue contraddizioni e anche con la tensione che vive rispetto all'istituzione che ha portato tutto questo e l'ha messo in circolo, è un mondo che in qualche modo è nemico, mentre altri mondi rappresentano il futuro del cristianesimo. Io credo che in una realtà così complessa ci sia un grande futuro che può venire sicuramente dal modo in cui il cristianesimo incontrerà il mondo africano, il mondo asiatico, il mondo latinoamericano, ma per il nostro punto di vista e la responsabilità che abbiamo con il nostro passato, recuperare questo scarto, questa separazione, questa lacerazione che all'interno dell'Europa negli ultimi 4 secoli si è creata, sia un lavoro ancora da fare. Beh, certo, queste considerazioni adesso di Don Sergio aprono prospettive appunto di storia mondiale molto seducenti, molto interessanti, molto sfidanti. Allora, mentre tu parlavi, io pensavo che l'Europa nel 1900 ha conosciuto 3 guerre, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e la guerra fredda. Tutte e 3 queste guerre sono state vinte dagli Stati Uniti, in sostanza. Senza l'intervento degli Stati Uniti, i paesi dell'intesa non sarebbero riusciti a vincere la Germania nel 1918. L'intervento degli Stati Uniti è stato decisivo anche per far vincere l'Armata Rossa, una cosa che si dimentica. Tutta la motorizzazione dell'esercito sovietico era tutta fatta dalle grandi fabbriche americane di Detroit, la Studebaker, la Chrysler, eccetera. E la terza guerra, la guerra fredda, è stata vinta dagli Stati Uniti. L'Europa da queste guerre è uscita, diciamo così, annichilita, è uscita senza più la parola, senza più sapere che cosa esisteva a fare. C'è stata una ritirata psicologica e anche ritirata politica dalla scena mondiale, che l'Europa era abituata ad occupare, improvvisamente si è trovata ristretta nei suoi piccoli confini, un continente che era abituato a dominare il mondo. Io penso che la Chiesa Cattolica abbia profondamente risentito di questa ritirata su tutti i fronti, diciamo, ritirata storica dell'Europa, di questo restringersi dell'ambito di azione, di pensiero, di influenza dell'Europa. Di un'Europa che però queste guerre non hanno lasciato tutta uguale, l'hanno lasciata divisa, e ancora oggi è tale. In un'Europa occidentale che aveva le caratteristiche che dicevo adesso, un'Europa orientale invece che in qualche modo, grazie all'occupazione sovietica, alla sovietizzazione forzata, imposta invece, in qualche modo è rimasta ancora legata alle vecchie idealità europee della libertà dei popoli, della libertà dell'individuo. Parliamoci chiaro, il dissenso dell'Europa orientale, i grandi scrittori, Miloš, Brodsky, hanno mantenuto vivo per conto dell'Europa i grandi ideali umanistici e politici di libertà che sono stati propri storicamente del pensiero europeo. E oggi l'Europa che cerca di ricostituirsi trova ancora grande difficoltà, oltre a tutte le difficoltà, a mettere insieme questi 2 punti di vista che sono profondamente diversi. Nell'Europa dell'Est c'è ancora un popolo come quello dell'Ucraina, per cui appunto ha un senso battersi per la vita e per la morte. Se la stessa prova toccasse a qualche popolo invece dell'Europa occidentale, ho molti dubbi che, insomma, la risposta sarebbe analoga. L'Europa occidentale infatti mostra tutta la sua impotenza nella incapacità di costituirsi come soggetto politico. Vuole avere la leadership dell'Unione Europea, ma non è assolutamente capace
di costituire una leadership politica. L'Europa come soggetto politico non esiste e si è visto nel momento in cui appunto è successa la guerra in Ucraina, se non ci fossero stati gli Stati Uniti, Putin avrebbe sarebbe tranquillamente arrivato a Kiev nei primi tre giorni dell'occupazione, a cominciare dal fatto che sono stati i servizi segreti americani ad avvertire Putin che stava per succedere quello che è successo. Cecilia all'inizio ci ha raccontato di bandiere europee in Ucraina e su questo... Certo, perché in qualche modo l'orizzonte europeo è l'unico orizzonte agibile per gli ucraini, politicamente agibili, cioè alla ricerca di qualche cosa con cui collegarsi, è molto più ovvio che si colleghino con l'Unione Europea, bontà loro, sarebbe dire piuttosto che con gli Stati Uniti d'America, sarebbe assurdo che possano fare gli Stati Uniti, l'Ucraina, candidarsi a essere il 51esimo Stato americano, sarebbe impossibile, evidentemente. E quindi è ovvio, ma non so, è una grande spinta ideale che li porta a sentirsi vicini, a volersi sentire parte dell'Europa, però credo che pochi come i dirigenti ucraini attuali sappiano, di quali viltà è pronta a essere attore l'Unione Europea e gli Stati europei. E infatti quando le cose si avvicinano al dunque ce lo fanno anche capire, Mi pare capire che non contano tanto sulla Spagna o sull'Italia o sul Belgio, contano soprattutto sull'Inghilterra e sugli Stati Uniti. Però naturalmente politicamente e idealmente il loro soggetto non può che essere l'Europa. Sì, secondo me c'è dal punto di vista degli aiuti militari, ovviamente è stato più importante l'aiuto americano. Non sono soltanto gli aiuti militari, è anche la capacità di affrontare il confronto, di affrontare lo scontro. Cioè loro sanno, certo, che gli americani, bene o male, sono pronti a sparare. Noi assolutamente no. Contare su di noi per sparare, mai. Perché siamo più... è un punto di vista. Però secondo me c'è un legame, cioè il modo in cui, ad esempio, i più importanti processi per quanto riguarda l'Ucraina, dalla guerra del Donbass e non solo dopo il 24 febbraio 2022, si sono svolti davanti a delle corti europee. Tutte le violenze, cioè i giovani ucraini di Euromaidan, per avere giustizia dei poliziotti, dell'epoca del governo di Yanukovych, che gli hanno sparato addosso, hanno chiesto aiuto alle istituzioni europee e il processo che vive l'Ucraina è quello della resistenza armata fisica alla Russia per non far conquistare alla Russia qualche metro in più o qualche chilometro in più o un'intera oblast in più. Ma contemporaneamente questi anni sono stati anni di un cambiamento delle istituzioni ucraine per desovieticizzarsi, che invece ha avuto molto a che fare con l'Unione Europea. Cioè i giovani che nel 2014 fanno la rivoluzione sanno benissimo che cacciare il presidente filorusso è solo il primo passo, poi tu sei pieno di spie nei servizi segreti che erano sovietiche, che non hanno mai smesso di lavorare per Putin, magistrati eccetera. Il fatto di avere dei garanti a Bruxelles, dei processi contro la polizia, è stato un motore importante innescato da quei giovani lì che però si sono rivolti a Bruxelles per avere giustizia, non a Washington ma neanche a Kiev, perché sapevano che la loro burocrazia, le loro istituzioni erano ancora molto problematiche. E io penso che il processo che ha fatto l'Ucraina negli ultimi anni per andare avanti, per superare il passato sovietico, il dominio di Putin, sia altrettanto rilevante come impedire all'esercito russo di conquistare più chilometri sul terreno. E su questo volevo spezzare una lancia a favore. Sono assolutamente d'accordo, ovviamente, che non basterebbe... Non c'è nessuna lancia da spezzare, perché io
sono perfettamente d'accordo. Certo, è ovvio che se devono, se gli ucraini, reduci dal, appunto, dal passato sovietico, devono pensare ad una forma umana di organizzazione del proprio Stato e della propria società, evidentemente pensano all'organizzazione statale e sociale europea. Se pensano però a doversi difendere, pensano agli Stati Uniti. La cosa tragica dell'Europa è che appunto noi siamo, appunto, quale occasione più ovvia di questo posto? Siamo uno dei più bei posti del mondo, più ricchi, dove è più facile vivere, più bello vivere, dove ci sono patrimoni di cultura immenso, ma non abbiamo un coltellino per difenderci. Se sì, tutto questo viene messo in crisi, se non c'è appunto papà Washington che ci difende, siamo appunto alla mercé del primo venuto. Dopodiché, secondo questa me è la cosa, diciamo, sì, sì, terribile, per cui appunto io sono, diciamo così, un po' dell'idea che, diciamo così, noi non abbiamo nulla da rivendicare, da cullarci in un primato. Noi siamo, diciamo così, appesi a un filo storicamente. Non è mai esistita nella storia una società, una civiltà, vorrei dire, estremamente progredita, che era appesa a un filo, che non aveva nessuna forza d'animo e mezzi materiali per difendere la sua esistenza. Noi da anni e anni viviamo in questa condizione. Ora io penso che questa condizione, che innanzitutto è una condizione materiale, però è anche una condizione spirituale, che ha influito moltissimo sulla... penso che la decadenza dell'Europa è una decadenza della religione cristiana, che le due cose sono di pari, vanno di pari passo. E pensare alla possibilità di riconquistare cristianamente il mondo, giocandosi la partita persa in Europa, giocandosela sul mondo, è come pensare di difendersi pensando sempre che ci sia qualcun altro che lo faccia per conto nostro. Se la crisi è qui, è qui che va risolta la crisi. È qui che va risolta. La crisi del... Associo le due cose perché penso che le cose siano intimamente legate. Se l'origine della crisi del cristianesimo in Europa è un'Europa che va affrontata, non raccogliendo folle sterminate a Buenos Aires o a Giacarta, non serve a nulla. Probabilmente, come dire, noi stiamo ragionando in questo momento su una prospettiva europea e abbiamo a cuore l'Europa, ed è giusto che ci poniamo questa questione, per cui io credo allo stesso tempo, ed è l'impressione che ho, come dire, da un osservatorio come quello Vaticano, che poi la realtà del mondo è estremamente più grande. Personalmente, forse proprio perché è europeo, avverto che il patrimonio che ha da mettere in campo l'Europa, il patrimonio umanistico che ha da mettere in campo l'Europa, ha non solo un'attrattività, ma ha qualcosa da offrire a tutti, e di questo credo che abbiamo la responsabilità di vivere un risveglio e di, come dire, e di sentire che c'è molto di più di quello che le nostre istituzioni ancora troppo fragili riescono a garantire. Ma questo, vuol dire, ritornando a quell'immagine dell'artigianato, significa che si tratta di fare manutenzione, di investire su ciò che unisce e che da fuori è più visto che da dentro. Questo credo che sia un tema fondamentale, ed essendo l'Europa un paese, un mondo che è di democrazie, il consenso e quindi l'immaginario pubblico, il discorso pubblico, il modo in cui si sente e si parla dell'Europa è fondamentale. E quindi, come dire, si tratta probabilmente di riconoscere quanto poco ci abbiamo creduto, e probabilmente, ma la metto lì, non è il mio campo, a quanti fa comodo un'Europa debole, anche dal punto di vista militare, oltre che dal punto di vista culturale.
Ritornerei, giusto perché l'orario ci chiede di andare verso la conclusione, a quella dimensione di raccontare l'umanità su cui mi piacerebbe concludere, dopo aver provato davvero a interpretare delle dinamiche molto più grandi di noi. Ci sono due immagini che Cecilia ha condiviso nei giorni scorsi, ha raccontato e che mi hanno molto colpito e che mi permettono di ridarle la parola, perché l'immagine di questi militari con cui eri e che facevano festa in un locale dove erano accumulate, erano impignate già le loro possibili bare, e l'immagine dei fiori che riempivano quel bunker e quindi della bellezza cercata anche lì, a me ha veramente impressionato a proposito di che cosa sia l'umanità. Per cui io ho fatto questi esempi, ma se ci dici di quest'ultimo viaggio che cosa dell'umanità ti ha impressionato di più, penso che sia anche una dovuta conclusione. Sì, sono due storie di vitalità che credo c'entri molto anche su piani diversi con quello che stavate raccontando fino a poco fa, cioè di una drammaticità che è viva, che è vissuta, che è piena di speranza e anche di gioia, ovviamente. La prima immagine che raccontavi è di alcuni giorni passati con la decima brigata dell'esercito ucraino che combatte a nord di Bakhmut. Sono questi ragazzi che hanno una base militare a Kramatorsk, che è stata, come sapete, bombardata di recente, è un po' lo snodo da cui partono tutte le operazioni nel Donbass. 8 di loro restano sempre a tenere le posizioni, gli altri la sera tornano in questa base militare, e in quell'episodio ho cercato di raccontare sia la vita dei militari al fronte che quello che fa un soldato ucraino nei pochi momenti di relativo tempo libero che si può ritagliare. E sono delle immagini a colori con molti pixel in alta definizione di quello che forse un po' ci immaginiamo per i nostri genitori, i nostri nonni delle guerre del passato. Quindi sono ragazzi che non vi posso far vedere le foto a confronto, ma li vedi iper equipaggiati, super armati, e li vedi qualche ora dopo in ciabatte con gli occhiali che suonano la chitarra e cantano le canzoni a tavola tutti insieme, cucinano tutti insieme, cucinano, festeggiano, cantano le canzoni in una stanza dove ci sono le loro bare nel cellophane, come vivono, diciamo, tutti i giovani soldati ucraini in questo momento. Sono ragazzi che facevano i DJ, che lavoravano nel settore IT, il digitale, insomma il mondo delle start-up è particolarmente sviluppato in Ucraina, ci sono tantissimi giovani che lavoravano in quel settore e ci sono tantissimi giovani oggi al fronte, quindi e a un certo punto si sono messi a ballare, a cantare, loro diciamo hanno combattuto a Bakhmut, a Solidar, alcune delle battaglie più spaventose della guerra, e quindi mi hanno raccontato come fanno a sopravvivere, a sentirsi umani, a non diventare solo delle macchine da combattimento, solo degli automi che sparano colpi e proiettili nel contesto in cui vivono oggi. E la seconda immagine è di una città che si chiama Uliaipol, una cittadina, casa natale di un famosissimo anarchico ucraino, un altro eroe nella cultura ucraina, che è una cittadina vicinissima alla linea del fronte, sulla strada parallela alla linea del fronte, pochi chilometri più a nord da a febbraio 2022, non c'è l'elettricità da 16 mesi, è una città che è stata distrutta all'80%, il 100% è gravemente danneggiato, cioè non c'è nemmeno un appartamento che abbia ancora i vetri alle finestre, e
le persone che sono rimaste, in alcune sono scappate, alcune sono state evacuate, erano 15.000, sono 1.500, più delle altre persone che vengono due o tre volte a settimana a badare al loro orto, ai loro animali, a quello che hanno, si sono costruiti il bunker più attrezzato che io abbia mai visto in vita mia in Ucraina. I pompieri insieme a dei volontari hanno scavato 30 metri sottoterra e quindi hanno trovato l'acqua, il bunker è perfettamente autosufficiente dal punto di vista dell'approvvigionamento dell'acqua, bagni, c'è il bar, c'è la sala cinema, ci sono le caldaie, tutti vivono sottoterra perché, come avrete capito dal livello di distruzione che vi raccontavo, vivere in superficie è troppo pericoloso. E la cosa che mi ha colpito, c'è addirittura una parrucchiera che aveva il negozio su strada, ovviamente il negozio come quasi tutto il resto è stato distrutto, adesso lei sta lì, taglia i capelli 30 volte al giorno, un po' ai soldati che combattono nella controffensiva, un po' alle signore di Uliaipol che vanno da lei a farsi la tinta. E la cosa impressionante di questo gigantesco bunker, di questa cittadella sotterranea, è che è piena di fiori, dal bar alla sala delle lavatrici, tu appunto hai visto i video e le foto, e quindi è pericoloso uscire, ma come lo si fa per andare a prendere le patate o qualcosa nell'orto? Lo si fa per andare a raccogliere i fiori. Rischiare vale la pena, addirittura per poi poter vivere sottoterra in un posto che a loro sembra più bello e decoroso. Sono persone che vivono in questa condizione appunto da 16 mesi e che si dicono pronte, pur di raggiungere quelli che sono i loro obiettivi, la loro libertà, a continuare a farlo molto a lungo. Penso che su queste immagini possiamo chiudere stasera, e grazie da parte nostra, credo sia dell'invito che del vostro ascolto. Buona serata.